Ciao ragazzi, allora, post partita di Juventus Bologna, finita 2-0 per la Juventus, gol di Dybala e Matuidi. Allora, partiamo subito col dire che adesso voglio vedere gli anti-allegriani. Cosa dicono? Cosa potete dire su Allegri, su quello che ha fatto vedere? Ha dimostrato di saper mettere la formazione giusta, la formazione corretta, perché secondo me questa era la formazione assolutamente da fare. Beh, comunque io avrei tolto Barzelli e avrei messo Rugani, ma non intendo per quanto riguarda gli interpreti, ma per quanto riguarda il modulo, perché il modulo era quello giusto, il 3-5-2, per far rifiatare vari giocatori come per esempio Bernardeschi, ma come anche altri giocatori come Alexandro, che sono appunto entrati appunto a partita in corso, ma Alexandro specialmente doveva rifiatare perché ragazzi, il vice Alexandro è ancora rotto, ovvero Spinazzola, quindi ovvio che Alexandro deve cioè debba rifiatare, ok? Ci stava il 3-5-2, questa è la dimostrazione, 2-0 contro il Bologna, ragazzi, non so nemmeno a dirvi che squadra è quest'anno, proprio squadra scandalosa, ma anche gli altri anni non è che posso dirlo con tutta sincerità, non è che il Bologna anche negli altri anni sia stato chissà che cosa, però proprio questo anno, ragazzi, questo anno fa ancora più schifo di quello che era prima. Con tutta sincerità posso avere tutto rispetto, tifosi bolognesi, se state guardando questo video, non offendetevi, ma accettate le cose per quello che sono. Comunque, anche se avete Inzaghi, non conta niente avere il grande allenatore. Poi grande, non penso che Inzaghi abbia tutta questa esperienza. Il nome non fa assolutamente la qualità. In questo caso il nome Inzaghi non fa di lui un buon allenatore, per esempio, per dire. E ragazzi, per il resto, Dybala è un giocatore proprio che li gira, una partita va così, una partita va cosà, e questa partita, ragazzi, l'ha giocata veramente in una maniera splendida. Tra l'altro, anche segnato Matuidi. Ditemi, il prossimo che mi dice che Matuidi è scarso, vada a seguire tennis, vada a seguire basket, perché di calcio non ne capite niente. Come fate a dirmi che Matuidi non è giocatore, che Matuidi, sì, ma io piuttosto non prenderei Pogba, non prenderei Milinkovic-Savic, io mi terrei Matuidi. Matuidi, ragazzi, è una bestia! Non, voi non potete capire, è una bestia, ragazzi, Matuidi. Voi non potete capire. È un mostro, è un mostro, è un mostro. Ragazzi, per il resto, comunque, ripeto, mi è piaciuto in generale tutta la squadra. Gli anti-allegriani si devono stare zitti in questo momento. La squadra ha girato, la squadra ha dominato senza se e senza ma. Comunque, scusate se in questo momento stavo guardando verso questa parte, ma nel mentre che sto registrando il video, la partita è ancora in corso. Quindi, ragazzi, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, lasciate like se non l'avete ancora lasciato. E in descrizione trovate il mio profilo Instagram, dove vi aggiorno su news del canale e tanto altro ancora. Detto questo, ciao ragazzi!